Era meglio morire da piccoli con i peli del culo a batuffolo che morire da grandi soldati con i peli del culo bruciati. Ti ho portato un'etichetta. Ci ho messo un bel pezzo a staccarla. Le etichette, lo sai, sono cocciute. Quando si attaccano, fai una fatica bestia a toglierle. Questo canale poi è pieno di etichette. E oggi, con la terza puntata del diario di un viaggiatore seriale, iniziamo a togliere la prima. Magari staccandosi si è portata via anche un poco di pelo. Ma oggi vanno tanto di moda gli uomini glabri. Dove la mettiamo, dottor? Bentornato comunque, peloso, glabro che tu sia, ma sicuramente brutto pezzo di camperista, in questa sezione del nostro canale che sarà online ogni 3 venerdì, alternandosi alle videoguide che già conosci. Qui si parla di temi più generali, fattene subito una ragione. Il precedente episodio si concentrava sui full-timers e il minimalismo, Zero the Hero. Ricordi Agipolla? Ma a proposito de pelo, senti qui questa storiella che racconta un oscuro romeno di nome Emil Choran. Uno zoologo che in Africa ha osservato da vicino i gorilla si stupisce dell'uniformità della loro vita e della loro grande inoperosità. Ore e ore senza fan cazzo. Non conoscono dunque la noia? Figate! Questa domanda è tipica di un uomo, di una scimmia occupata. Lungi dal fuggire la monotonia, gli animali la cercano e ciò che temono di più è che abbia fine. Perché se ha fine è solo per essere sostituita dalla paura! Causa di ogni affaccendarsi. L'inazione è divina. Bella storia. Tuttavia, proprio contro di essa l'uomo insorto. Solo lui nella natura è incapace di sopportare la monotonia, solo lui vuole a ogni costo che succeda qualcosa. Qualsiasi cosa. In tal modo si mostra indegno del suo antenato. Maniamosi a banana del gorilla. Il bisogno di novità è la caratteristica di un gorilla fuorviato. Allora, caro il mio gorillone fuorviato, mi spieghi questi termini? Vivere in camper, full timers, libertà. Che minchia ce ne facciamo di queste parole? Se possono magnà? Boh. Oppure è il bisogno continuo di cambiamento e la ricerca di nuove sicurezze a spingerci a coniarle? Boh. Insomma, perché dobbiamo sempre cercare qualcosa da fare? Perché forse siamo dei sedentari annoiati? O perché la paura ci mette il sale al culetto? Abbiamo la pessima tendenza di raggrupparci, di voler a tutti i costi far parte di una categoria. Perché in un gruppo siamo più belli, più forti, più sicuri. Ma che me stai a dire? Ma una somma di debolezze mica dà origine a più forza. Te che ne dici? Ecco perché creiamo questi belli insiemi in cui rinchiuderci. E mo te chiederai: in tutto questo la canzoncina iniziale cosa me sta a rappresentare? Meglio fantasticare che paralizzarsi nelle fetide idee fisse. Meglio i peli a batuffolo che il culo bruciato di chi ha scelto una sola strada, magari dettata da altri, e ci va in guerra per quelle idee che spesso non sa nemmeno di chi siano. Altra introduzione un po' incasinata, vero? E allora prova a spiegarmi meglio. Solo Chiquita al bollino blu. Meglio una Chiquita che due dita. Se ti fai un giretto per i vari social networks e magari digiti nel box la ricerca di parola van life, cosa ti compare? Panorami mozzafiato per i zombie in ogni dove e tutto sembra d'oro e smeraldi e rubini. Che Alice nel paese delle meraviglie in confronto pare la storia dell'orrore. Ma insomma, perché dirla sempre così? Perché la parte brutta della medaglia nessuno vuole sentirsela raccontare. Va bene, ce pensa l'Armando. Sto scherzando. Mica tanto. Ma anche questa cosa, assieme alle etichette, è una falsificazione della realtà. E guarda caso, tutto questo si concentra attorno a delle definizioni travel blogger, van life, full timers. Io ci provo a pensarci con calma. Ma me gira la elica se mi concentro. Prima creiamo un gruppo a cui aderire, una definizione che ci faccia sentire parte di qualcosa. Poi, per alimentare il nostro bel bisogno di approvazione, diamo alle nostre scelte sfumature e profumi che non hanno. Negli anni ho sentito almeno una volta queste frasi. Se non viaggi non sei un vero full timer. Se non dormi 365 notti l'anno in camper non sei un vero full timer. Un vero cosa? Ma che me stai a dire? Io penso questo: vivo in camper e viaggio perché mi piace. Vivo in camper e viaggio perché l'ho scelto. Vivo in camper e viaggio perché per me è il modo migliore di trascorrere la mia vita. In questo momento oltretutto. Domani chissà. Credo che parlare di libertà sia una licenza un po' azzardata. Si è liberi quando non ci si appiccica addosso etichette, cartellini, classificazioni. Si è liberi quando non ci si rinchiude volutamente all'interno di una categoria preformata. Si è liberi, se mai lo si può essere veramente, quando non ci
si lascia descrivere perché le parole non possono esaurire un'esperienza né una biografia. Mica perle di saggezza! Certo, nessuno nega che per praticità sia necessario usare dei concetti, dei termini che riassumono un contesto. Questo è quello che facciamo io e Alberto. Ma è una semplificazione! Con un fine comunicativo. Ti capì? Però, caro il mio pezzo di camperista, se io volessi domani potrei anche starmene 4 mesi a casa della nonna a grattarmi i corbelli. E sarei sempre allarmando nelle sue molteplici sfumature. Senza i suoi capelli e con la stessa panza. Non saresti più un full-timer. Taci tu, burattino. Insomma, la vita è la vita ed è un fottutissimo tiro di dadi. Solo che quel dado c'ha infinite facce. E mo che fai? La vita, secondo me, è un insieme di casualità. Ma noi dobbiamo per forza trovare una forma fissa che la descriva. Perché se non controlliamo tutto, ci viene la cacarella. Ecco perché, invece, nel video sul viaggio ho voluto puntare sul concetto di deriva, di perdersi, di lasciarsi trasportare dal flusso delle cose. Il marketing, la comunicazione finalizzata alla divulgazione, soprattutto nell'era del web, è invece una strategia. Prevede una pianificazione e una strada ben lastricata. Non è detto che questo approccio sia sbagliato, ma non può essere l'unico punto di vista. E mo te racconto sta cosetta. Ultimamente, tra chi vive in camper e facciamoli ancora sti insiemi, stanno emergendo dei personaggi che hanno abbracciato questo stile di vita come se fosse un'impresa, un progetto di marketing su cui speculare. Se poi è questo ciò che le persone vogliono, buon per loro. Io credo che non facciano un gran bene, soprattutto perché la loro scelta è volta esclusivamente a questioni finanziarie. E quando il denaro permea completamente una scelta, questa scelta, per me, viene svilita, perde forza e vigore. Soprattutto perché la scelta vorrebbe essere quella di liberarsi del superfluo e di mollare tutto, quindi anche dei vincoli economici imposti da una società che ha fatto del denaro un dio onnipotente. Questi personaggi vogliono mercanteggiare su tutto questo, riducendolo a qualche foto su Instagram e a qualche tutorial. Nulla di male, tanto oggi basta dire e tu non guardarli. Fosse così semplice. In ogni caso, tanta vita e prosperità a tutti loro. A me piace invece raccontare di questo mio personale approccio alle cose, senza però pretendere di assumere alcun ruolo né alcuna autorevolezza. Ecco perché in questo stronzissimo canale abbiamo deciso di creare differenti sezioni. Una è divulgativa, affronta i problemi del vivere in camper e cerca di fornire una soluzione. L'altra, questo diario, è un flusso di coscienza che rimette un po' al loro posto le cose. Insomma, prendici sul serio, ma non troppo. La decisione di vivere da full timer, mi tocca dirtela così, è una scelta che mi libera da certi vincoli, ma che, se presa con troppa serietà, mi lega ad altri. Io invece voglio essere senza catene. Voglio essere scatenato. Ho rispetto per te che mi guardi, ma non devo per forza corrispondere alle tue aspettative, né a quello che si dice su ciò che un vero full-timer o vanlifer dovrebbe essere. Insomma, sono molto meglio i peli del culo a batuffolo di un marmocchio fantasioso e senza condizionamenti. E tu che ne dici? Uè, Armando, potrei raccontarti la solita storiella della ruota e del criceto, ma io preferisco vedere tutto come un immenso nastro trasportatore. Nasci, ti attribuiscono un codice, lo chiamano fiscale, ma è un numero identificativo univoco. Poi ti spediscono dritto all'interno di un sistema educativo che serve a renderti competitivo e uniformato. E poi, dopo la scuola, il lavoro. Una situazione di semischiavitù in cui la stessa competitività del sistema scolastico diventa una corsa al successo. Mal che vada, sarà una gara con se stessi alla sopravvivenza, solo per mantenere dei vizi che ci sono stati spacciati per bisogni. Ok, ok, fermati perché qui la marionetta sei tu. Capito, brutto pezzo di camperista? Adesso questo pupazzo vuole farci anche passare per burattini come lui, ma in effetti non ha tutti i torti. E in tutto questo, quindi, dove lo mettiamo il lavoro? Il lavoro rende liberi. Ecco, torniamo alla scimmia occupata. Dover riempire le proprie giornate perché l'ozio non ci basta più è il frutto di una società che ci ha convinti a essere zelanti ed efficienti. Poi basta aggiungere una D e diventiamo anche deficienti. Mica simpatico che sono. Chi troppo ozia ha troppo tempo per pensare, fantasticare, immaginare. E chi troppo pensa, fantastica, immagina, potrebbe anche decidere di non sottostare alle regole del profitto. Vivere in viaggio non mi rende assolutamente migliore. Mi permette però di slegarmi, almeno parzialmente, da questa dinamica stacanovista e, se possibile, dal pensiero unico. Certo, io devo lavorare, ma cerco di farlo per vivere e non viceversa. E poi non ho fatto di questa vita un lavoro. Pretendo meno, ottengo di più. Nessuno nega che si debba magnà, ovvio, ma io non sono in competizione con nessuno. Io non devo raggiungere alcuna forma di successo. Io non devo raggiungere alcun rango sociale. Io non devo per forza fare qualcosa. Se proprio voglio fare qualcosa, dopo che mi sono guadagnato
guadagnato er cibo, posso anche grattarmi le gonadi crogiolandomi al sole. Oppure posso scegliere un'attività che non sia un mero riempitivo del tremendo tempo libero. Che poi, se lo chiamano tempo libero, è perché il resto è tempo di prigionia? Domandona! 40 ore di lavoro a settimana più altre 5-10 ore solo per andarci. E tutto questo per mantenere uno stile di vita che ci hanno spacciato per ideale. Però questo sistema è finalizzato alla produzione di denaro di cui godono veramente solo dell'elite. Dimmi la verità. Te pare normale? Quando l'1% della popolazione possiede di più del restante 99%, forse qualcosina non torna. Che dici? E io cosa ti avevo detto? Taci! Va bene, fantoccio, ma non farmi uscire dal solco, che poi qua me perdo e devo finire con sta solfa. Però prima ti voglio spiegare perché credo che sia necessario avere sempre un atteggiamento critico. Non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire. Ma che è sto fair play vanitoso e privo di logica? E se il nostro interlocutore ci dicesse che vuole uccidervi tutti? Bene, e mo siamo arrivati al momento dell'autodiagnosi. Oggi me fai tu da terapeuta. Brutto pezzo di terapista. Lo so, ogni tentativo di dire qualcosa di scomodo viene messo all'indice. Oggi tutti devono avere il diritto di dire e di fare qualsiasi cosa. E se qualcuno critica qualcosa, passa per liberticida. Abbiamo paura e allora ci attorniamo di definizioni. Abbiamo paura e allora eliminiamo tutto ciò che non vogliamo sentire o non vogliamo capire. Abbiamo paura e quindi meglio abbracciare le semplificazioni e, se possibile, ciò che non ci fa soffrire. Però io, anche a rischio di rendermi antipatico, ai buonisti del tutto va bene, ho voglia di dire la mia. Prova a impedirmelo. Il rischio di questo atteggiamento iperpermissivo, a mio avviso, è un qualunquismo un po' codardo che educa a girarsi dall'altra parte se qualcosa non ci va. Vuoi un esempio? Non ti piace quello che sto dicendo? Mica esponi le tue riflessioni, anche perché poi verresti etichettato come un hater. Semplicemente ti disiscrivi e non guardi più il mio canale. Stai attento comunque che poi ti buco le gomme. E se facessi la stessa cosa quando vedi qualcuno che in strada subisce violenza? Pur di non esporti, giri l'angolo e vai a berti la birretta? Chiaramente sto un po' esagerando con i paragoni, ma la forma mentis è pressoché la medesima. In effetti, vivendo in strada, ho visto molta solidarietà, ma anche moltissima indifferenza. Nel video sulla sicurezza in sosta libera ti ho parlato di come alle volte, anche in parcheggi frequentati, i ladri si facciano gli affari propri, alla luce del giorno, perché tanto le persone che passano, pur di non mettersi nei guai, ignorano e fanno finta di non vedere. Insomma, secondo me, etichette, sottomissione al lavoro, qualunquismo, iperrazionalità derivano tutti da una matrice comune. La paura. Ecco perché, sempre secondo me, evitiamo spesso di avere un atteggiamento scettico, di mettere in dubbio ciò che ci viene servito dal sistema. Minare le basi di un ordine già precostituito espone enormemente la propria persona al rischio. E noi ci cacchiamo addosso. Ora, ti dico tutto questo perché a me le etichette fanno un po' schifo e rischiano di portare a fare di tutta l'erba un fascio. Ma fumatela l'erba, altro che fascio. Ma taci una buona volta, pupazzo. Guarda che io, il burattinaio, ho in mano le tue sorti. E mo vado a dirigere verso le sorti di questo discorso. Se sulla gabbia di un elefante vedi scritto bufalo, i tuoi occhi ci credono? Io non sono un full timer se non per ragioni strettamente legate ad una necessità comunicativa. Volete che me descriva? Vabbè, usiamo sta parola. Io non sono altro che Armando, che ha scelto questa vita perché, per certi aspetti, gli pare migliore delle alternative che è stato in grado di vedere. Uscire da un sistema prestabilito, che sia quello delle etichette, delle definizioni, o che sia quello del nastro trasportatore, scuola, lavoro, figli, pensione, è un tentativo di fuga, ma caro mio brutto pezzo di camperista, mica vuol dire che è facile. Anzi, più cerchi di startene sulle tue, più dall'altra parte tenteranno di riportarti nei ranghi. E poi, soprattutto, mica bisogna che me prendi sul serio. Ma insomma, lo sai qual è per me il modo migliore per uscire da una vita preformata? Lo sai qual è la cosa che non ci insegnano mai? Se mi hai seguito fino a qui, forse l'hai già intuito. Lo scetticismo. Er dubbio. Bisogna, a mio avviso, imparare a dubitare. Crescere con la sindrome di San Tommaso, quello che non credeva se non ci metteva er naso, ma senza voler dare a tutto una spiegazione. La fantasia, l'immaginazione, l'uscita dal principio di non contraddizione. Ecco perché questa marionetta parla, si muove, pensa. Quando inizi a pensare con la tua testa, puoi sempre rischiare di diventare un pupazzo, ma forse le probabilità si riducono notevolmente. E mo sono convinto che questa volta sto burattino non torna più. Era meglio morire da piccoli con i peli del culo a batuffolo che morire da grandi soldati con i peli del culo bruciati.